siamo alla preparazione di tagliolini, tartare di mazzancolle, zucchine e pendolini. Abbiamo messo sul friggere lo scalogno, mettiamo dentro la julienne di zucchine. E lo facciamo soffriggere. Il pendolino andremo a metterlo quasi all'ultimo, di modo che rimanga bello croccante comunque sia e carnoso. Facciamo passare bene il bollore. Andiamo a aggiungere un po' di olio. Diciamo che questa è la prima parte del primo. Quindi sale. Pepe lungo, piccoli, from India. Ok, una volta che è bello soffritto, che sfrigge bene, andiamo ad aggiungere un po' di acqua alle zucchine per non far superare la temperatura degli 80 gradi, in modo che non cambino colore, e allo stesso tempo non si vessino, quindi una quantità giusta di acqua per poter far continuare la cottura. Andiamo ad aggiungere il pendolino. Questa è la prima parte della nostra salsa per i nostri tagliolini, che sarà quello che andrà a dare il colore al piatto e sicuramente al sapore. La seconda parte è data dalla nostra salsa ai crostacei. Chiaramente abbiamo precedentemente preparato questa salsa ai crostacei. Andremo a montarla con un po' di burro per dare un po' di dolcezza per la nostra tartare di mazzancolle. Andremo a fare la knel sopra al tagliolino. Benissimo, prendiamo la nostra ciotola dove mettere le mazzancolle. Mano a mano con i tagliati dobbiamo poi rimettere dentro. Andiamo a condire la nostra tartare. Un po' di erba cipollina. Sempre il nostro pepe a piccoli, quindi andiamo a riprendere il sugo, quello che ci abbiamo messo nella salsa. Poi mettiamo un filo di olio, perché mettendo l'olio prima, il sale che andremo a mettere non farà cuocere le mazzancolle. Tiriamo. Mettiamo un po' di sale. Poco, perché tanto sono già saporite. Benissimo. Questo sarà il nostro top. Ok, qui andiamo ad aggiungere delle vongole sgusciate per dare un po' di sapore. Ok, andiamo a scolare i nostri tagliolini. Chiaramente ci adattiamo con
tutto quello che abbiamo, essendo in una situazione in barca, noi ci adattiamo in quello che troviamo. Possiamo prendere bollore, mettiamo sulla prima parte della nostra salsa e nel giro di 4-5 minuti al massimo siamo pronti per impiattare. Ok, adesso stiamo mantecando con un po' un'altra noce di burro e un po' di olio crudo